progetto della AES di Novo Brindisi con l'Istituto Comprensorio Sant'Eliano. Abbiamo poco tempo a disposizione, di conseguenza siamo subito al dunque. C'è qualcosa da vedere, pertanto se siamo pronti, vediamo queste due slide. Allora, questo è un progetto che è nato da uno studio che abbiamo fatto su questo rione, soprattutto per quanto riguarda dopo la popolazione studentesca delle scuole primarie. Abbiamo constatato che il 60% dei bambini non fa attività motoria e, partendo da questo, noi facciamo pallacanestro, ma non solamente pallacanestro, facciamo attività motoria. Sono 5 anni che collaboriamo con l'Istituto Sant'Elia e con Menda. Quindi questo progetto l'abbiamo chiamato Cresci con lo sport, perché vedete, i bambini si domandano, vedete, un bambino che sta giocando e un altro che sta lì fermo senza fare niente, e soprattutto sport si parla, ma si parte tutto dal gioco, attraverso il gioco sport, per poi arrivare allo sport, che è una cosa agonistica che adesso non ci interessa. Purtroppo i bambini a questa età, piccoli, vengono indirizzati verso le attività motorie, quello che c'è, il bambino che il genitore lo manda al ping pong, la maestra che dice che basta solamente un po' di movimento, qualcuno, un genitore che dice gli faccio fare calcio perché poi deve diventare messa e gli facciamo, io faccio da procuratore, il pediatra che dice nuoto, non ancora nuoto, qualcuno che qualcosa di moderno, attività di moda, di ballo, kickboxing, e noi invece puntiamo a un'attività ludica del gioco sport, e i bambini devono scegliere e loro sono interessati a decidere che cosa fare. L'attività motoria è il gioco che il bambino conosce, sperimenta processi non solo sportivi di attività motoria, ma anche mentale, conosce il proprio corpo e impara a restare nelle regole, che è la cosa più importante. Il rispetto delle regole è una cosa in cui noi come società puntiamo moltissimo, al di là che il bambino giocando attiva le funzioni fisiologiche, emozioni, esprime se stesso, sperimenta, apprende tutto con il movimento. Alcuni giochi per chiamare, quando facciamo la staffetta dobbiamo chiamare i bambini, non li chiamiamo per nomi, chiamiamo il numero, e per esempio dobbiamo chiamare il 3, applichiamo qualcosa di matematica, 2 più 1, 3, e il bambino sa che il numero 3 si deve alzare, quindi sperimentano la matematica applicandola allo sport. Queste sono le funzioni, sono i giochi di gruppo senza ruoli o con ruoli, la collaborazione, che è molto molto importante. Adesso vediamo bambini che giocano alla PlayStation da soli e quindi non c'è più la comunicazione, la collaborazione tra l'altro, tra loro, e il rispetto appunto delle regole. È una cosa che noi puntiamo tantissimo col gioco sport, col gioco sport noi puntiamo a conoscere, a socializzare, ad aumentare funzioni motorie, espressive, funzioni cognitive, comunicare, agire. Riassumendo, il gioco coinvolge il bambino a 360 gradi, non a 370, l'espressione della propria motricità, gli diamo delle motivazioni a muoversi e soprattutto non prevede selezione. Noi non vogliamo assolutamente prevedere delle selezioni ai bambini per mandare avanti quello più bravo. Noi interessa soprattutto che siano tutti i bambini a creare il movimento, a muoversi, a imparare a giocare, soprattutto a giocare. La nostra società è stata scelta dal CONI, l'unica del pallacanestro, del basket, la provincia di Brindisi, come società del centro CONI, proprio per la nostra attività che ci è stata riconosciuta. La nostra attività è fare attività motorie nella scuola, organizziamo il torneo internazionale di basket, ma è solamente una ciliegina, il resto è quello che a noi interessa, portare questi bambini, circa il 60% dei bambini, a fare attività. Dei bambini che parteciperanno a questo progetto nostro saranno inseriti nella piattaforma del CONI solo quelli che non fanno attività motoria. Oltre che ovvio che l'attività di tutto il progetto è aperta a tutte le classi, a tutti i bambini, però lo screening particolare lo andiamo a fare su quei bambini che non fanno attività motoria e che vogliamo coinvolgere.
Noi siamo una società sportiva di Brindisi, abbiamo coinvolto l'Istituto Comprensivo Santeria Commedia perché operiamo in questa zona, ma abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere il liceo sportivo, che è un'eccellenza del territorio, è l'unico liceo sportivo della provincia di Brindisi che ha la fortuna di avere un dirigente scolastico e una referente, la professoressa Darino, veramente eccezionali, che si danno un'anima, e i ragazzi nello progetto alternanza scuola-lavoro ci aiuteranno non solo a stare in campo, ma dovranno capire come si porta avanti un'associazione sportiva, come si utilizza una piattaforma, l'accoglienza dei bambini, che è una cosa importantissima.